Ciao a tutti, sono l'annetizza, la trasone questa parliamo di stages, questo. Allora, come vuole anche la locandina, questo è un film horror e questo è l'protagonista. Io l'protagonista, il clown, lazzo. Un meglio perché questo non è proprio un clown lasso, ma diciamo che è sfortunato perché il film inizia con questo clown che deve essere ad una festa privata per essere rintrattenere dei bambini, e in realtà è ancora a casa sua nella sua roulotte e sta avendo una relazione con una donna, e sì che si precipita a questa festa, solo che dopo un occhio, visto che fa lo scazzato con i bambini, decidono di giocare un brutto scherzo, e poi anche l'ambiente di casa non è ergonomico. Ho fatto il corso sulla sicurezza lavorativa. Poi il luogo di casa non è ergonomico, e poi lui che aveva messo i bambini lì nel salotto, e lui era nel corridoio che ha era attaccata alla cucina. La cucina, la madre, allora aveva lasciato la lavastoviglie aperta, con un coltello messo in verticale in questa, e quindi che ha visto che si annoiavano, io ne hanno giocato lo scherzo al clown. Gli hanno dato le stringhe e un altro davanti l'ha fatto arretrare. Il clown così ha potuto inciampare ed è finito dritto verso questa lavastoviglie e si è andato a conficcare sul coltello, ma di faccia. E quindi non è morto proprio sulle prime, però nelle scene seguenti si capisce che è morto. Allora, che succede poi dopo? Dei clown dopo il funerale di Stitches decidono di riportare un italiano clown, e quindi la sua anima rimane ischiata in questo che è un uovo che praticamente tutti i clown che ritornano in vita sono legati alle uova. Ritornerà in vita
e ritorneremo in Italia. Di questi dei bambini che intanto cresceranno e daranno la loro vita alle loro complicanze legate al liceo. Filmetto sì, ganso, divertente sì, ma non troppo. Se cercate di meglio, c'è di meglio, certo, ma comunque non è che questo clown poi torna in Italia sotto forma di zombie, grazie al capello, se no era proprio basic clown zombie. No, torna in vita ed è solo un uomo che non ha morire, un clown che non ha morire, la sua vita è legata a quell'uomo. Parliamo del clown. Cos'è il clown? Allora, il clown è un pagliaccio, noi lo chiamiamo, lo chiamiamo pagliaccio. Praticamente in inglese si dice clown. Questo è una parola corrispettiva. Islandese, Cluny, che in italiano vuol dire infatti goffo, vuol dire goffo. Allora, cos'è il clown o il pagliaccio? È colui che durante le esibizioni circensi, ma possiamo anche dire durante le feste private, durante le feste private intratterrà gli ospiti e durante uno spettacolo circense e l'altro in un circo intratterrà il pubblico con la sua buffonaggine, anche il suo essere ridicolo, se vogliamo. Proprio perché il pagliaccio, per fare il pagliaccio, le persone dovranno e devono fare una data scuola e imparare a leggere l'insulto, a leggere l'insulto, leggere il fatto d'essere ridicoli, ad essere ridicoli, che può sembrare facile, ma non lo è, ed essendo clan, essendo il pagliaccio, devi accettare il fatto che devi far ridere e devi accettare il fatto d'essere ridicolo. D'essere ridicolo per forza, quasi. Il pagliaccio può indossare varie maschere. Poi indossare varie maschere, abbiamo pagliacci che indosseranno, che si dipingeranno maschere divertenti,
iamo agliacci anche drammatici che magari si dirigeranno molto bianchissimo con una macchia ferma di goccia sulla guancia. E poi così e avremo la letteratura, i film legati all'orrore, il pagliaccio horror, ci sarà una mia scelta di libri, una mia scelta di film che ne parleranno. Di questo argomento del pagliaccio, praticamente io ho visto certo il rifacimento di It, il pagliaccio, ma anche il rifacimento, ma anche un film che si chiamava Il Clown era una storia di un uomo che per intrattenere il bambino di sua moglie si veste da clown, ma indossando un vestito tenuto segreto in una scatola chiusa a chiave, e quel vestito fa sì che quest'uomo venga assorbito da un male incurabile che lentamente gli causerà una malattia e lo spingerà ad avere sempre più fame, infatti fame di bambini. Infatti, il clown, se vogliamo, possiamo identificare anche un clown che fa ridere. Il primo It, il pagliaccio, quello che credo che facesse proprio e volesse proprio chi aveva progettato quel costume aveva pensato così questo pagliaccio avrà più probabilità di avvicinare i bambini. Infatti era un ottimo costume. Poi c'è stato il rifacimento di It. Il rifacimento di It rendere proprio il fatto che It era il mostro, lo si doveva vedere. Quindi il rifacimento di It è stato veramente progettato per far vedere, intravedere la mostruosità del pagliaccio stesso, mostruosità che è ancora più presente in questo film di cui vi parlo, The Clown, che
corriera grazie a questo vestito di essere vittima ed essere destinato a rovare sempre più fame. Infatti, in questo film, come apprenderemo, il clown era una creatura demoniaca. Era una creatura demoniaca che da tempo in memory viveva. E vivevano nelle montagne. E vivevano nelle montagne. La cosa strana soprattutto è questa. Strana perché riporta ai giorni nostri. Lasciamo a desiderare. Comunque questa cosa ritorna, perché se guardiamo It, sia il rifacimento che It vecchio, i due film vecchi, possiamo dire è così, perché se in un caso i due film vecchi e il rifacimento era un clown che attirava i bambini, ma direi il vecchio film era un clown studiato per attirare i bambini. Mi lascia desiderare alla fine. Mi lascia pensare un attimo se il rifacimento di It facesse sì avvicinare i bambini, facesse no avvicinare i bambini. Io lo ando verso il no, perché l'avevano e l'hanno reso più mostruoso, ma al contempo avvicina sì o no i bambini. Questa è la domanda. Poi, infatti, It avvicina i bambini per divorarli. Se guardate questo The Clown, il titolo, se ve lo metto in descrizione, questo The Clown farà lo stesso alla fine, farà lo stesso, ed è uno spoiler, ma questo ditelo praticamente citando It, questo di The Clown, che fa il clown mangia bambini, è uno spoiler che lo riannunciava anche il parlare di It. E quindi, grazie per l'attenzione. Sì, anche. Poi possiamo dire clown, pagliaccio, è una persona. Nel nostro gergo intendiamo pagliaccio anche persone, ragazzi anche, che vorranno ridere. Non è che forse vorranno far ridere, non perché non interesserà magari quell'argomento di cui parlate,
Now, Lorna knows her really dirty, early Lorna gusto anche, el que ci terranno, pero el contento de oso ricordare ho visto anche un altro film, e questo era una commedia di un di cui non ricordo il nome, però in questa commedia si parlava delle ragazze e dei ragazzi che nel gruppo di solito sono io brutti, io rutini, e sono quelli anche io divertenti. E praticamente queste figure servono agli altri membri del gruppo per attirare persone di altri gruppi, persone esterne, anche gentili conoscenze, anche belle conoscenze, e praticamente quella persona bruttina però simpatica in quel gruppo ci dovrà sempre essere, perché praticamente quella sarà il magnete che attirerà persone belle che poi saranno di giovamento agli altri membri di quel gruppo, non al urlone in sé. Non al urlone in sé. Questa sarà la triste storia del clown, la triste storia del pagliaccio, quello nei gruppi sociali, ma che alla fine ci potrà stare, non ci potrà stare. E la vita e la non la bruttezza della psicologia, la bruttezza delle dinamiche sociali. E mi sento di dire questa, non è la bruttezza della psicologia, perché si studia questo anche in psicologia, ma la bruttezza delle dinamiche sociali, perché chiunque, anche il burlone, potrebbe attirare, solo che se ha rutino, è rutino. E così gli altri membri di quel gruppo fanno festa con le nuove conoscenze e il rutino sarà destinato a rimanere il simpaticone di turno. E questa è la rottura. Questa è la rottura. Il urlone del gruppo non è che fa il pagliaccio di professione. Il pagliaccio è colui che sa ironizzare sulle situazioni ed è addestrato lui stesso a saper reggere il fatto di essere ridicolo lui stesso, ed è addestrato anche a subire il moccolo, la
La derisione e ha distratto su ieri queste case. Quindi, questo è. Grazie per l'attenzione, questa volta per davvero.